Salve a tutti e benvenuti alla revisione finanziaria quotidiana del lunedì. Ecco le odierne storie da prima pagina sui mercati. I britannici hanno ridotto i loro acquisti a febbraio e i livelli di fiducia dei consumatori sono crollati questo mese, poiché l'accelerazione dell'inflazione ha gettato un'ombra sulla quinta economia più grande del mondo, hanno mostrato i dati pubblicati. L'euro è salito, ma i timori per un potenziale rallentamento dell'economia l'hanno mantenuto in range ristretto, mentre il dollaro si è indebolito. Hanno pensato alla tesi da strumento monetario da parte della Federal. Petropavlovsk, quotata a Londra, mancherà il pagamento del prestito dovuto a venerdì, dopo che la Gran Bretagna ha congelato i beni del suo principale prestatore Gazprom Bank nella sua ultima serie di sanzioni in seguito all'invasione russa in Ucraina. La coppia dollaro americano yen giapponese ha avuto una piccola spinta verso il basso nell'ultima sessione, facendola cadere dello 0,2%. Il macro sta dando un segnale buy. La coppia Bitcoin dollaro americano è aumentata dello 0,8% nell'ultima sessione. Secondo l'indicatore stocastico siamo in un mercato overbought. La coppia oro dollaro americano ha scambiato lateralmente nell'ultima sessione. Il segnale buy dello stocastico RSI è in linea con l'analisi tecnica generale. La coppia petrolio grigio dollaro americano è aumentata dello 0,4% nell'ultima sessione, dopo aver guadagnato fino all'1,8% durante la sessione. L'RSI sta dando un segnale buy. Il Dallas Fed Manufacturing Business Index degli Stati Uniti sarà rilasciato alle 14.30, la T-Mod Bill Auction degli Stati Uniti alle 15.30, la Six-Mod Bill Auction degli Stati Uniti alle 15.30. La vendita al dettaglio dell'Irlanda sarà rilasciata alle 11, il rapporto lavoro candidati del Giappone alle 23.30. Tasso di disoccupazione del Giappone alle 23.30. Ci auguriamo che abbiate apprezzato la revisione finanziaria del lunedì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domani mattina per gli eventi e le notizie più recenti relative ai mercati finanziari.